parte con questo. Ecco, io nel ringraziare la amica ed ex collega Anita, mi ha mandato via mail il libro, non proprio cartaceo, e ho letto queste poesie che mi hanno veramente colpito tantissimo. E allora ho scelto qualche brano che mi sembrava adatto. Non tutti i brani teoristi, perché ci vuole anche il peso della speranza, no? Infatti anche questa profumo di rosso. Anche quello che rappresenta, sì, quello che rappresenta la vita e la rosa in sé per sé. In sé per sé. La rosa lo sappiamo già come la creiamo come emblema, diciamo così, della bellezza, della pace, dell'amore, perché secondo il colore della rosa ha una sua rappresentanza. E mi aveva sorpreso la menta, quindi ho intanto. No, perché mio papà veramente, cioè, per non pungersi, sì, metteva attorno ai capi delle rose. Sì, ma anche, cioè, ma anche poi il profumo penetrante. Poi il profumo intenso, sì. Il profumo intenso, perché la forza che rappresenta. C'è mia sorella che lo può testimoniare, quindi arrivava dalla campagna, quindi questi. Quindi non. Il brano precedente era una delle tre consolazioni di Franz Liszt. Il brano che faccio adesso è la Gnossian numero 1 di Erik Satie, è un compositore della fine dell'Ottocento. È un brano, secondo me, di una profondità tremenda. Spero di poterlo rendere al meglio, perché come vedete, se avessi un bello Steinway a coda, darei il meglio. Mi perdonerete. Allora, no, però io non ho
trovato difficoltà perché, come sappiamo, la poesia è eterna, quindi non è perché sia stata scritta decenni, sia un decennio addietro, ma è sempre valida, anche perché io non cerco di rimaneggiare, perché il mio stato d'animo di quando l'ho scritto poi è diverso da quando la prendo, ma non posso riscriverei un'altra cosa, quindi assolutamente non lo faccio mai. Io vado solo ad aggiustare l'aspetto poetico, diciamo, vado magari a togliere qualche aggettivo, qualcosa, perché io uso poco l'aggettivazione, a me non piace, vado sulla parola e basta, perché la parola deve scrivere, cioè uso pochi aggettivi, perché gli aggettivi possono far perdere un po' il senso del potere della parola, quindi non deve essere forte. Quindi non mi rispondo, faccio poi niente, uno sforzo quando ce l'ho in mano, perché come ribadisco si cambia e anche l'animo, la ragione, tutto, l'umore è diverso, quindi le lascio quasi identiche, quasi senza rimaneggiare il contenuto, perché mi è capitato di provarci e ho detto no, non è la poesia che avevo, cioè, la mia intenzione era un'altra, perché è facile cadere. L'avevi riscritta praticamente. Sì, era diventato un'altra, sì, cioè il messaggio non era più quello originario, quindi sto molto attenta, posso solo aggiustare, diciamo, la parte formale, quindi diciamo la parte del significante, ma non del significato. Il messaggio è quello. Sì, quindi deve essere, sì, sì, quindi, cioè posso cambiare il volto, la confezione, ma il regalo lì dentro, il messaggio contenuto deve rimanere quello. Ti hanno aiutato i familiari solo per la parte inglese o magari no, danno una lettura di no, l'inglese è una, cioè, la prima delle mie nuoti la dovuta leggere, la seconda che ha letto una mia ex collega, anche perché mi piace coinvolgere, quindi non, ma il tutto è nato così, perché quella poesia tradotta in due lingue, io l'avevo inviata alla Rese News e me l'avevano pubblicata e avevo ottenuto tantissime visualizzazioni. Tra questa io l'avevo inviata anche ad un mio amico che è ex ambasciatore dell'Albania che vive a Parigi e lui mi scrisse messaggiando, ora te la traduco in albanese. Perché mi venne così? Guarda, c'è lui che si chiama Juan Rama, è un poeta e tante altre funzioni, quindi non... E perché non tradurre solo questa poesia in più lingue? Mi ha messo in contatto con una sua amica, diciamo, albanese ma ebrea, che vive a Tel Aviv, che mi sente che c'è e che è presente. E quindi tramite email ci siamo messi, e quindi lei mi ha mandato poi. Ed è stato difficoltoso poi mettere, perché la lingua ebraica è diversa da quella che c'è anche come immaginazione, perché va da destra a sinistra, quindi non si riusciva. C'è voluto un programma apposta da parte dell'editore, quindi per impaginarla bene. Poi invece conosco un'altra poetessa, Evelina Schatz, che è più un'artista russa, ma vive in Italia, perché con lei ho partecipato ad un lavoro con degli artisti della Permanente di Milano. Le ho chiesto e me l'ha tradotto. Poi anche un'altra poetessa spagnola, ucraina, mi ha messo in contatto un altro mio amico, quindi c'è di tutte queste cose la collaborazione, quindi no. Lei, ecco, invece mia figlia Verdiana mi ha ispirato quello sulla distruzione della natura, perché stavamo ritornando, eravamo in Sicilia in piena estate, stavamo ritornando dalla provincia di Enna, di Taino, dove c'è il centro commerciale più grande della Sicilia, e si vede tutta la foresta grigia, c'era stato un incendio e lei era, l'ho datata, 2017, quindi... 6 anni fa era.
e mi aveva fatto, quindi io ho focalizzato, però non l'ho scritta subito, infatti sono andata a guardare, l'ho scritta il 10 settembre, quindi dopo, perché io memorizzo tutto e poi me le ripeto a memoria per non dimenticare, cioè per fare memoria di quell'evento, come un giovane, una bambina, un bambino possa innescare qualcosa, e mi sono detta cosa stiamo lasciando, quindi... Ed è vero che comunque i soldi valgono più dell'aria, cioè, è vero, però lei da ragazzina che aveva studiato, che comunque ancora sono scevri da pregiudizi, dal consumismo e da tutto, dice, ma non lo sanno che gli alberi sono lontani, eppure è così, quindi i bambini veramente sono la voce della verità. È vero, è vero. Sono avanti, infatti, nuova generazione. Certo che... Se c'è qualche domanda dal pubblico? Scusa, non ho capito se sono stata attenta. Questa qui degli alberi, che è una cosa bellissima, e c'è una poesia su questo? Sì, oppure... Sì, è già stata letta, ma la rileggo. Sì, brava. Sì, la rileggo. Perché? Alberi zombie. Infatti mi c'è scritto 17 a matita adesso. Nella foresta grigia, caligine nell'aria, ruggito nel cuore, una voce. Mamma, lo sanno che gli alberi sono importanti? I soldi valgono più dell'aria che respiriamo, figlia mia. Diciamo che il mio coso è... Cioè io sto attenta anche alle parole quando parlano gli altri, è una mia deformazione da ex docente, quindi prendo e assorbo tutto e poi le fermo dentro di me e le faccio diventare poesie, quindi no, perché c'è tutto lo studio per far diventare la mia preparazione, vale a peso, non è, perché prima da studentessa ho appreso tutto, ma poi ho insegnato tutto, quindi per 40 anni ho insegnato a scrivere, a fare poesia, a studiare poesia, quindi possiamo a fare cultura anche, sì, perché anche ai miei studenti facevo partecipare ai concorsi, vero Loriano? Quindi non è ricordo io quando siete venuti che c'è stato con mia mamma alla lettura di poesie, alla settimana della lettura, che ancora c'è, infatti il dirigente di Dell'Acqua mi chiama sempre, mi fa partecipare nel direttivo come consulente esterna, quindi perché è stata la mia creatura la settimana della lettura, quindi la maternità me la porto. Beh, bello, ma adesso... Sì, parte diciamo dalla scuola, poi poi c'è anche che alcune le avete, quella della è sulla violenza alle donne, siamo ancora ben ravvicinate alla famosa data, ma siamo sempre e dobbiamo stare sempre allerta su questa tematica. Quindi, posso chiedersi di leggerne una che invece è su una forma di violenza alle donne, non più subdola, non più così esplicita come quelle che stiamo magari vedendo negli ultimi tempi di femminicidi eccetera, è che se non sbaglio è la gabbia dorata, non sbaglio? La gabbia dorata, sì. Allora, pagina 53, alcune di queste poesie la trovo molto, la trovo molto interessante da leggere soprattutto per le giovani ragazze. O mi sbaglio? Per tutti, non solo per le giovani, ma vale per le giovani. Allora, questa poesia, come alcune di queste presenti in questo libro, Roberto Todaro, l'artista, mi chiese qualche anno fa, dice, guarda, io ho fatto questi dipinti, scriveresti delle poesie? Perché già qualcuna l'avevo scritta. Se mi dai del tempo, perché non vado a Cotti ma in prenotazione, scriverò. E questa è una, cioè perché rispecchia il quadro. Quindi io avevo questo quadro,
e ho scritto questa poesia. Gabbia dorata, intrappolata in gabbia dorata, consumi realtà, campare a strisce e sopravvivere, di sigilla lunghetto, combatti totali, schiudi lo sguardo e canta l'alba senza inganni. Bacio e braccio di sigilli, 50.000 al giorno, tutto quanto, però quello significa controllare la libertà della donna, quindi non bisogna stare attenti a qui, perché sembra, ma anche all'interno della famiglia, la cosiddetta violenza domestica, magari tu stai bene, vivi benissimo, non ti manca nulla, però vivi nella gabbia dorata, ma l'uccellino non riesce a sprigionare l'usignolo, il suo canto, perché è chiuso in una gabbia, quindi non è tutta la realtà. Non... Lo parlo sempre io, scusa. No, non fare denuncia, dai. No, perché mi piace. No, ma a me fa piacere anche perché... No, mi piace, intanto devo dire che tu sei molto sintetica, contrario di me purtroppo che non sarò la tua testa, ognuno sa scrive come vuole, però dico che va sempre letto due volte le tue poesie, perché tu stai così attenta a una parola, per cui dici ci sta bene, la messa proprio giusto, perciò io leggere due volte per apprezzarla. Ma è giusto che sia, perché la poesia non si può. È così, allora apprezzo questo. Intanto anche grazie della spiegazione che hai dato sulla... la copertina, perché io ci stavo guardando, ma mi piacerebbe capire, la copertina è importantissima, anche un titolo di una copertina, ci sono passata anche, però adesso questa spiegazione mi ha reso molto più capace di capire. E poi chiedevo se ce n'è qualcuna sulla mafia, per cui magari è un altro problema. Sì, alcune ce ne sono tante, e alcune di queste, addirittura anche Nando Dalla Chiesa, il professor Nando Dalla Chiesa, mi farà avere un capitolo interessante questo, diciamo. Intanto quella che ha detto su qualcuna, un po' alcuni versi, su Franca Viola, però ce n'è una, perché poi io in queste poesie do voce anche a chi non è più fra noi, quindi le scrivo in prima persona, come se fossero loro a parlare, ed è importante, cioè quindi non in terza persona, quindi è come se stesse parlando. Non vede qui tra noi, vi leggo solo questa. Vi leggo questa perché si parla giustamente di altre vittime di mafia, da Carlo Alberto Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, poi gli altri. Infatti, io qualche anno fa, e lui è il testimone, Loriano, ho ricevuto un articolo firmato da Nando Dalla Chiesa, perché eravamo stati invitati e ripresi al consiglio regionale della regione Lombardia per la giornata delle vittime di mafia. Eravamo online perché c'era ancora lo strascico del Covid. Poi mi contattò, perché lui mi conosceva, perché veramente le persone che si occupano di determinati fenomeni sociali capiscono subito chi è la fonte, l'artefice di tutto questo. Certo, i dirigenti sono importanti e tutto, però siamo noi docenti che ci attiviamo e andiamo a scovare qualcosa. E mi volle contattare, mi fece la recensione sul Fatto Quotidiano, perché aveva scoperto, grazie a me, una figura che era, diciamo, un altro prete, perché tutti parliamo di
Don Puglisi, teatro. Invece io, Don Stella, Don Costantino Stella, siciliano, e lui non lo conosceva, quindi mi ha fatto, diciamo, è rimasto e mi ha voluto intervistare per questa ricerca che aveva pubblicato. Ora invece vi leggo, che se ne parla sempre meno di questa giovane ragazza, Rita Atria. Rita Atria, che sarebbe la cognata di Pier Aiello, che ora è a governo, cioè che aveva, diciamo, denunciato, si era resa conto che qualcosa non andava in famiglia, figlia di mafiosi. E la cognata, anche lei, aveva avuto il marito ucciso da altre cosche e tutto quanto, e loro due avevano deciso poi di percorrere. Apicerida, in memoria di Rita Atria. Nel cercare vendetta per l'uccisione di mio padre e mio fratello, incontro giustizia, la vera giustizia, e svelo nomi. Depressa, malata e apicerida, così dico. Muta, muta devi stare, disonorata, rovina famiglia. Sono per mia madre, il prete e i compaesani. Sono sola, mia madre mi ha rinnegata, il giudice Borsellino mi accanto, nei suoi occhi vedo la verità, protetta con falsa identità, non sono più io, non sono più me, che fatica, quanta fatica essere un'altra, ma gioisco della mia libertà, sono libera, un'altra vita mi aspetta. Dopo l'assassinio dello zio Paolo, così lo chiamavo, sento la solitudine, sento l'abbandono, sento il vuoto. Ho paura, non voglio essere giustiziata, non morire per mano di mafioso. Loro non dimenticano, ora mi troveranno. Un'altra decisione estrema per essere libera. Un lancio e volo dal balcone. Un lancio nel vuoto e volo. Polifonia di suoni mi avvolge, nell'aria sento il profumo fresco di libertà. Volo verso la luce, il raggio di verità. Sono una testimone di giustizia, sono onorata di esserlo, sono Rita Atria, Rituzza Apicerida. Sì, non sono le solite poesie. Sì, sono diverse. Sono poesie che schiaffeggiano bene. Ma visto che ti smuovono qualcosa, ti schiaffeggiano proprio, sì, perché è una realtà proprio belle. Devo dire che mi emoziono anche. Sì. Sì, come ha detto lui, ci pugni nello stomaco che ti arriva. Sì. Prende dentro. È l'unica lunga che hai fatto per il momento. Brava! Perché ce n'è un'altra poi, però hai descritta tutta. Sì, perché condenso, anche secondo, se è lunga, però condenso perché poeticamente poi vanno a costruire. Diciamo. Un giusto racconto e serviva qualche parola in più da quella giustamente. Io se. Ascoltiamo una